si presenta il familiare nipote del detenuto, perché è un parente fino al terzo grado, subisce queste restrizioni. Se si presenta, tra virgolette, metaforicamente, con la toga addosso, cioè esercitando la sacrosanta funzione difensiva, le restrizioni non ci sono, ma in tal modo si eludono quelle precauzioni che sono funzionali a evitare il collegamento con l'esterno. Io ho fatto rilevare una vicenda assolutamente peculiare, forse nemmeno prevedibile da parte del legislatore, il quale ha predisposto una disciplina del cosiddetto carcere duro, che è finalizzato, come ormai tutti sanno, ad impedire che i detenuti per reati gravi, mafia, terrorismo, eversione, possano mantenere collegamenti con l'esterno, e questo è frutto di un'esperienza purtroppo che risale nel tempo, per cui i mafiosi dal carcere potevano dare degli ordini, e quindi il trattamento ordinario viene sospeso attraverso misure finalizzate a assicurare l'ordine e la sicurezza all'interno del carcere, ma soprattutto ad evitare il collegamento con l'esterno. E quindi i familiari, i parenti fino al quarto grado possono fare dei colloqui, ma questa relazione col detenuto avviene con delle precauzioni: c'è il muro, c'è il vetro divisorio, i colloqui vengono videoregistrati, se non fai il colloquio di persona fai quello telefonico e viene registrato. Se quindi si presenta il familiare nipote del detenuto, perché è un parente fino al terzo grado, subisce queste restrizioni. Se si presenta, tra virgolette, metaforicamente, con la toga addosso, cioè esercitando la sacrosanta funzione difensiva, le restrizioni non ci sono, ma in tal modo si eludono quelle precauzioni che sono funzionali a evitare il collegamento con l'esterno. Mi sono limitato a rassegnare questo, ed è un problema molto serio, perché bisogna trovare un punto di equilibrio: da una parte nell'esigenza di tutelare la collettività e rispondere alle finalità del 41 bis, dall'altro consentire l'esercizio della funzione difensiva e quindi il diritto alla difesa, che è costituzionalmente garantito. Però è un problema serio, peraltro. In questi giorni il 41 bis è molto discusso, soprattutto anche con quel caso Cospito che stiamo sentendo in questi giorni. Secondo lei il 41 bis, c'è la trattativa Stato-Mafia, il 41 bis è dentro questa trattativa? Mettiamola così, io non sono mai stato un magistrato trattativista, io mi limito a registrare i fatti, e i fatti dicono da sempre che il tema del 41 bis è stato particolarmente al cuore ai mafiosi, sin dall'arresto di Riina, il famoso papello, prima, dopo. Non dimentichiamoci che proprio qui a Trapani, mentre io facevo il processo contro le cosche del trapanese, Leoluca Bagarella, cognato di Riina, esponente di spicco di Cosa Nostra, lanciò quel famoso appello contestando ai politici che avevano trattato i detenuti come merce di scambio. Non lo dobbiamo dimenticare questo, e questo avvenne prima che cambiasse in modo positivo la legislazione sul 41 bis, che fu stabilizzato, mentre prima doveva rinnovarsi ogni 6 mesi, poi si stabilì una durata di 4 anni con la possibilità di rinnovarlo ogni 2 anni. Oggi si ritorna nuovamente a parlare del 41 bis. La mia preoccupazione è che l'anarchico Cospito costituisca soltanto il cavallo di Troia per mettere mano sotto le mentite spoglie di un anarchico al 41 bis, ma per favorire i mafiosi. È una misura fondamentale per mantenere la sicurezza dello Stato e per consentire alla nostra comunità di non vivere più momenti che vorremmo dimenticare, ma che di cui dobbiamo fare memoria proprio in queste situazioni, per ricordare quello che è stato e per impedire che torni ad esserci di nuovo.